Bethesda.it, animali fantastici, i segreti di Silente di David Yates, terza avventura del magizoologo meno fantastico dei suoi animali, Newt Scamander, un po' anaffettivo, un po' inespressivo, un po' noioso. A me Newt Scamander non piace. Mi piacciono invece moltissimo i suoi animali fantastici. Mi piace molto l'asticello, presente in questa terza avventura. Mi piace molto lo snaso, presente in questa terza avventura. Poi c'è il chilin, che è una specie di capriolo che è delizioso, che depone le uova e Newt lo aiuta. E sarà fondamentale in questo film. Il chilin viene dalla mitologia cinese ed è un animale molto elegante, perché si dovrà poi inchinare il chilin davanti al reale nuovo capo dei maghi. Sì, c'è molta politica, sembra Suspiria di Luca Guadagnino. Perché? Perché i maghi devono eleggere il loro nuovo leader, e mentre Guadagnino faceva una cosa divertentissima citando la cinese di Godard, facendo collettivismo e facendo isterismo di collettivismo, paturnie e scontri politici, qua simile, perché i maghi devono decidere il loro nuovo capo e ci sono diverse ideologie, ci sono diversi candidati, ci sono le votazioni, ci sono le campagne elettorali, ci sono le... c'è il reclutamento, uno viene cooptato, termini politici, molto divertente. Quindi, e mi ha ricordato veramente molto Suspiria, perché? Perché poi ovviamente il nuovo capo dei maghi deve, ha una ideologia nei confronti di noi babbani, e c'è Grindelwald, che insomma l'abbiamo conosciuto, non è proprio una persona per bene, che ci odia. A un certo punto è Mads Mikkelsen in questo film al posto di Johnny Depp, a un certo punto dice: ma non lo senti quanto puzzano? A chi lo dice? A Silente. I due erano amici, forse anche qualcosa di più, quando erano giovani. Poi a un certo punto ci capita che capita di distaccarci, capita di dividerci, capita di avere ideologie diverse col passare degli anni, e devo dire che Jude Law e Mads Mikkelsen hanno una scena in un bar, in un caffè di questo mondo elegante e abbastanza tetro e grigio a livello di palette cromatica dei primi del Novecento. Hanno un incontro in un caffè in cui c'è una, diciamo, una ritmica interessante che Yates dà all'incontro, perché c'è questo ricordo anche di un legame ideologico, sentimentale di quando eravamo giovani, che non c'è più. E che facciamo quando non siamo più d'accordo? Ci combattiamo. Ma loro non possono combattersi platealmente e direttamente, perché hanno fatto appunto, quando credevano molto in loro,